Si riconferma un'importante iniziativa per il calcet, nonostante tutto, nonostante la pandemia, si riesce a farla. Diciamo, questa è un po' la prima ripartenza, perché l'anno scorso non siamo riusciti di fatto a fare niente, né danza né musica, e adesso si riparte e penso che ci siano tutte le condizioni di sicurezza, anche i musicisti hanno un pochettino, cioè l'anno scorso erano anche un pochino più impauriti, quest'anno mi sembra che insomma siamo tutti disponibili a ricominciare in una situazione appunto in due locali dove ci saranno i distanziamenti, dove le presenze del pubblico saranno con prenotazione, perciò diciamo, è importante, al di là della raccolta che comunque si parla di alcune migliaia di euro che fanno sempre comodo, però è importante per tutti ricominciare, per i musicisti, per gli organizzatori, perché se no ci si atrofizza. Il cartellone è sempre ricchissimo e vediamo qui alle nostre spalle anche delle opere d'arte. Io ho fatto il possibile, ovviamente mancano le orchestre, mancano i cori, mancano tutti i gruppi, mancano tantissimi bambini piccoli, perché i piccoli online non ce l'hanno fatta. È il primo anno dopo 27 anni che le categorie più numerose sono quelle dei grandi, e non era mai accaduto. Io però ce l'ho messa tutta, abbiamo fatto 4 concerti invece dei 6-7 degli anni precedenti. Abbiamo artisti molto importanti che si esibiranno insieme a Giovani Promesse. Qui alle mie spalle invece vediamo le opere realizzate da scultori aretini per i premi del concorso. Ringrazio appunto Sandro Ricci, Alessandro Marrone e Paola Bartolini.